La grande regione dell'A4 è il motore di sviluppo della ripresa italiana. Questo passa anche attraverso la presenza di infrastrutture, a volte in competizione fra di loro. Al Festival Città Impresa ne hanno parlato i vertici di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, e di Italo, Flavio Cattaneo. Oggi noi l'alta velocità l'abbiamo utilizzata solo sul trasporto delle persone, ma nulla vieta di utilizzarla sulle merci. Qui entra in campo l'A4, cioè la Milano-Venezia, che è quella dove la concorrenza non sarà più treno-aereo, ma sarà treno-autostrada, cioè treno-gomma. Sempre più ci saranno più servizi e i servizi aumenteranno quando aumenterà l'alta velocità che oggi arriva fino a Brescia e che è stata appaltata da RFI fino a Verona e poi completare diciamo, tutto il tragitto Venezia-Milano e che ridurrà i tempi di percorrenza in maniera consistente, tanto da immaginare una metropolitana di aree. Sarà un ulteriore cambiamento e questo cambiamento anche qui lo dobbiamo fare un mix fra infrastruttura e poi imprese che utilizzano quell'infrastruttura. Rete autostradale, come è stata costruita, pensando ai distretti? No, sulla base del reticolato romano, della allocazione produttiva si sono occupati veramente molto poco. Quindi nasciamo con il difetto di avere un sistema che ignora totalmente le allocazioni produttive. Devo dire, è vero che l'alta velocità è stato un cambio radicale di competitività del trasporto su rotaia, ma noi, dati alla mano, possiamo dire che per ogni passeggero che abbiamo perso sull'alta velocità, ne abbiamo guadagnati tre sulla breve percorrenza. Per cui tutto il nostro piano di investimenti è vicino alle grandi città. L'ultime 20 km prima delle grandi città sono sempre più intasate ed è lì che investiremo. Sono investimenti di breve percorrenza a supporto delle capacità produttive laddove la produzione si fa, che è sempre di più nelle grandi agglomerazioni. Nelle grandi agglomerazioni c'è know-how, c'è persone, c'è valore aggiunto, ci sono logistica, eccetera. Noi nella tratta più critica, la quarta corsia l'abbiamo già costruita. La tratta che è in mano ad Abertis, quindi Brescia-Padova, non la conosciamo ancora. Faremo questa verifica e se sarà necessario investimenti li faremo se le risorse ci sono.